Buonasera da TG Piemonte, la cronaca in primo piano. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una sala abusiva con slot machine in un bar in zona Parella. Il titolare avrebbe evaso all'erario più di 3 milioni di euro. Il locale operava in nero e il proprietario beneficiava della pensione di cittadinanza. Sentiamo. La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto una sala slot abusiva all'interno di un bar nel quartiere Parella. Le macchine da gioco si trovavano nascoste dietro una porta con la scritta privato. Aprendola si arrivava nella stanza dove c'erano le slot, non collegate alla rete gestita dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con codici identificativi alterati. Le macchinette contenevano 4.000 euro che secondo gli investigatori provenivano dalle giocate del giorno. Stando alle indagini, la somma evasa all'erario supererebbe nel complesso i 3 milioni di euro. Anche l'attività commerciale del locale operava in nero. I clienti del bar ricevevano scontrini emessi da un registratore di cassa privo della funzione di comunicazione telematica degli incassi giornalieri. La barista, che non era assunta regolarmente, aveva conservato gli scontrini riepilogativi di chiusura del registratore e annotato in una contabilità parallela tutti gli incassi, quantificati in complessivi 125.000 euro, corrispondenti agli introiti dell'esercizio non dichiarati al fisco. Ma non è tutto. Non avendo dichiarato alcun compenso, il gestore del bar aveva beneficiato della pensione di cittadinanza di 630 euro al mese. Oltre alle sanzioni amministrative per la detenzione di apparecchi da gioco illegali, per il mancato pagamento delle tasse e per l'impiego di personale in nero, il titolare dell'esercizio è stato segnalato all'autorità giudiziaria per indebita percezione della pensione di cittadinanza. Una cena di lavoro si è conclusa con una rapina. È successo il 15 settembre a Torino. Il barista è un amico della vittima che è stata picchiata e rapinata di tre orologi per un valore di oltre 74.000 euro. Tre persone sono state arrestate. La serata a cena era iniziata parlando di lavoro e si è conclusa con una rapina. È successo il 15 settembre a Torino. Con l'aiuto di un complice sono entrati in casa della vittima e dopo averla picchiata le hanno portato via tre orologi dal valore di oltre 74.000 euro. I carabinieri della compagnia di San Carlo di Torino hanno arrestato tre persone che hanno derubato un uomo di 83 anni. La banda, accusata di rapina in concorso e lesioni, era formata da due uomini di 21 e 50 anni e una donna di 27. Il 21enne e la donna sono residenti a Milano, dove sono stati fermati, mentre l'uomo di 50 anni, ritenuto il basista della banda, è residente a Torino. La sera della rapina l'anziano aveva invitato a cena un amico per discutere di un progetto di lavoro. Quando l'ospite stava lasciando l'abitazione, due malviventi avevano fatto irruzione. L'anziano era stato picchiato e rapinato mentre l'ospite era stato costretto a spogliarsi e a chiudersi in bagno. Gli aggressori hanno portato via due orologi Rolex e un terzo orologio. Le indagini condotte dai carabinieri coordinati dalla procura torinese hanno portato a scoprire che l'ospite era il basista e che aveva pianificato la rapina e l'aggressione con la coppia. L'uomo avrebbe orchestrato l'ingresso dei due complici nell'abitazione dell'anziano, tradendo la fiducia del suo amico. I carabinieri stanno ancora indagando per scoprire se la banda sia collegata ad altre rapine simili. Aggressione nei confronti di un agente della polizia penitenziaria al carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Un detenuto ha colpito con uno schiaffo il poliziotto facendolo indietreggiare e sbattere contro il blindo dell'ambulatorio dell'istituto dove l'uomo si trovava per una visita. A denunciare l'aggressione è l'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria. Il detenuto, secondo l'OSAP, pretendeva una terapia diversa e inveiva verso la dottoressa con frasi offensive e minacciava la stessa tentando di aggredirla tanto che si è reso necessario l'intervento dell'assistente di polizia. L'agente è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Martini, da dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il carcere di Torino è completamente fuori controllo e nel totale sbando regna un vero e proprio marasma, una sorta di giungla, un caos infernale, spiega il segretario generale dell'OSAP Leo Beneducci. Si tratta della prima aggressione dell'anno 2024 a fronte di 41 aggressioni nell'anno 2023 e 43 agenti feriti, mentre nell'anno 2022 le aggressioni sono state 39 a fronte di 72 agenti feriti, conclude Beneducci. La Giunta regionale del Piemonte ha approvato una delibera di sostegno a progetti delle micro, piccole e medie imprese finalizzati alla valorizzazione dei risultati di attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Obiettivo
della misura, che dispone di un fondo di 20 milioni, è quello di trasferire al mercato i risultati della ricerca con innovazioni di prodotto o dei processi di produzione. Il bando sarà disponibile a partire dalla prima settimana di aprile. Condividere processi di crescita e sviluppo, modelli di eccellenza che fanno progredire il sistema imprenditoriale, afferma l'assessore alle attività produttive Andrea Tronzano, è un aspetto meritorio che deve essere valorizzato. Sostenere aziende che hanno investito in ricerca, sviluppo e innovazione è quanto mai utile per creare modelli da seguire, conclude l'assessore. A giugno in Piemonte si vota per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente, tornata elettorale che costerà il 20% in più rispetto al 2019, passando da 800.000 euro a oltre 1 milione di euro. Sentiamo. L'aumento dei prezzi, che da qualche mese ha sconvolto ogni ambito della vita dei cittadini, avrà delle ripercussioni anche sui loro diritti e doveri. Il voto, per esempio. Diritto e dovere civico, libero e segreto, ma sempre più costoso. In Piemonte la prossima tornata elettorale del 9 giugno per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente costerà il 20% in più rispetto al 2019, passando da 800.000 a 1.100.000 euro. La Regione ha appena pubblicato il bando, che scadrà il 30 marzo, per l'affidamento del servizio di stampa, confezionamento e consegna delle schede elettorali e di altro materiale necessario all'elezione, che prevede un netto rialzo della base d'asta rispetto a 5 anni fa. Colpa dell'inflazione, che ha fatto impennare i prezzi delle materie prime, e colpa di una modulistica che, in barba alla digitalizzazione, fa crescere l'impegno di carta, benché riciclata. L'azienda che vincerà l'appalto dovrà garantire 4,4 milioni di schede elettorali, 59.000 manifesti, quasi 8.000 buste, 5.500 urne elettorali, 13.000 manualetti di istruzioni per gli uffici elettorali e 194.000 fogli di altra modulistica. Una vera e propria valanga di carta che alle ultime elezioni politiche, ottobre 2022, costò allo Stato 30 milioni di euro. C'è da dire che il prezzo della carta è sceso un po' dopo le impennate del 2022. L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha attribuito una rivalutazione dell'1% al costo della carta per la pubblica amministrazione e il valore della cellulosa riciclata è scivolato da 124 euro a tonnellata a 32 euro nel giro di un anno. Ma non sono pochi i materiali richiesti per le prossime elezioni. Volantini per ammettere al voto chi lavora su navi aerei e non può andare fisicamente al seggio, fascicoli e verbali per la raccolta del voto domiciliare, schede elettorali, manifesti, buste e tutti i moduli. Insomma, anche la messa in piedi dei seggi sarà una delle spese che il Piemonte dovrà sostenere nel 2024 e che inevitabilmente avrà il suo peso sul bilancio della nostra regione. Continuiamo a parlare di elezioni regionali. Il PD e il Movimento 5 Stelle si sono incontrati ieri, come preannunciato, per valutare la possibilità di creare un'alleanza elettorale in opposizione al centrodestra. I tempi per decidere le candidature stringono, come sottolineato dal vicepresidente del PD, la cuneese Chiara Gribaudo, che pochi giorni fa aveva detto che il nome del candidato o della candidata del centro-sinistra sarebbe dovuto arrivare entro gennaio. Tra i papabili ci sono il suo e quello di Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale. Un incontro costruttivo con l'auspicio di avviare un percorso per dare al Piemonte un progetto credibile e alternativo, mi auguro rappresenti il primo passo di un percorso verso la sfida alla destra per le elezioni regionali del 2024. Questo il commento del segretario del PD piemontese Domenico Rossi al termine della riunione tra i Dem e il Movimento 5 Stelle. Al tavolo con il PD, promosso per individuare un'eventuale piattaforma programmatica comune per il Piemonte per le regionali di quest'anno, il Movimento 5 Stelle ha partecipato con spirito costruttivo e orientato al dialogo, pur riconoscendo che su molti punti restano ampie distanze. È il commento di Sara Di Sabato, consigliera regionale e coordinatrice piemontese del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, spiega, ha posto come prima questione quella della credibilità di un progetto comune e proprio per questo riteniamo che non si possa non tener conto di quanto avvenuto nel recente passato politico piemontese, periodo in cui il Movimento 5 Stelle ha fatto scelte coraggiose e in discontinuità sia con il centrodestra che con il centrosinistra. Al termine è stato fissato un nuovo appuntamento, cioè il 17 gennaio, nel quale si entrerà nel merito dei temi specifici regionali. E
Parliamo di nuovo di incidenti sul lavoro. La situazione del Piemonte risulta preoccupante perché la nostra regione si trova in zona arancione con un'incidenza di mortalità sul lavoro superiore a quella che è la media del paese. Fino a novembre 2023 si sono registrate ben 73 vittime sul lavoro con più di 6 morti al mese. Sentiamo. In Piemonte si muore sul luogo di lavoro e si muore di più rispetto ad altre regioni. Siamo in zona arancione per gli incidenti sul lavoro, la fascia che raggruppa le regioni con l'incidenza di mortalità sul lavoro tra le più elevate a livello nazionale. Secondo i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, a fine novembre se ne registravano 73 di vittime, più di 6 morti al mese, un'incidenza di mortalità superiore alla media. A raccontare la realtà sono i dati e ci dicono che la situazione in questa regione alquanto preoccupante, con 33,6 morti per un milione di occupati. La media italiana è pari a 32,3. Verbano Cusio-Ossola, Biella, Assi e Alessandria si trovano addirittura in zona rossa, con un'incidenza di infortuni superiore al 125% della media nazionale. Cuneo, Torino e Vercelli sono invece in zona gialla, mentre in zona bianca, con rischi di mortalità ben al di sotto della media regionale e nazionale, troviamo solo Novara. Significativi i dati riguardanti le denunce di infortunio fino a 14 anni, pari a 4.566, oltre l'11,5%. Spiega il presidente dell'osservatorio Mauro Rossato, ricordando che la zona arancione, dopo la più preoccupante zona rossa, raccoglie indici di rischio piuttosto allarmanti per i lavoratori. Il più elevato numero di decessi si è verificato in provincia di Torino, sono stati 32. Il settore più colpito è quello manifatturiero, seguito da sanità, trasporti e magazzinaggio, commercio e costruzioni. Ma questo non è solamente un elenco dettagliato di numeri, si tratta di persone e vite spezzate mentre semplicemente si stava svolgendo il proprio dovere. E ben presente nella memoria di tutti la strage di Brandizzo di quest'estate. 5 operai morti sui binari, una vicenda che ha avuto risonanza nazionale e che, come tante altre, attende ancora una spiegazione. Befana in anticipo per la giunta comunale Lo Russo, che questa mattina ha ricevuto in comune a Torino alcuni sacchi di carbone. Li ha recapitati una delegazione del comitato Green Salviamo gli Alberi di Corso Belgio, che da mesi combatte per bloccare il progetto di abbattimento delle piante. Carbone che evoca il colore antracite dell'aria torinese appestata dalle polveri sottili, hanno scritto i promotori del flash mob, che rivolgono le loro lamentele ai membri di tutta la giunta e auspicano che nel 2024 l'amministrazione introduca politiche serie in difesa del verde pubblico, così hanno riferito dal comitato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università del Piemonte Orientale, evento programmato nella mattinata del 16 gennaio al Teatro Civico di Vercelli. Durante la cerimonia verrà conferito a Mariella Enoch, già Presidente dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, il titolo di laureata honoris causa in medicina e chirurgia. Enoch Novarese rappresenta uno straordinario personaggio che ha segnato la storia del management nazionale e internazionale. Soprattutto si legge nella motivazione al conferimento del titolo nell'ambito sanitario, con una feconda attività ai vertici di istituzioni statali, organizzazioni imprenditoriali, fondazioni bancarie, istituti bancari, incubatori, industrie elettorali. Il programma definitivo della cerimonia sarà diffuso nei prossimi giorni. E il 7 gennaio 2024 si rinnova l'appuntamento con la cultura all'hashtag Domenica al Museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura con accesso su prenotazione dove è previsto. Domenica 3 dicembre l'affluenza registrata è stata di 235.254 persone. Ora andiamo nelle province. Questa sera con Non Vedo L'Ora vi portiamo a Vidracco, nel torinese. L'appuntamento è come sempre alle 20.30, ma in questo servizio vediamo un'anticipazione di quello che vedrete questa sera. Siamo arrivati a Vidracco, siamo in Val Chiusella e nelle puntate, a partire da quella di questa sera, sempre alle ore 20.30, vi racconteremo questo luogo. E allora vediamone un piccolo assaggio. Allora, benvenuti a Vidracco, questo è il primo degli 8 comuni della Val Chiusella, comune di Fondovalle,
da cui poi raggiungere un territorio sicuramente da conoscere, da scoprire. Dove siamo arrivati? Dove siamo? Come si arriva qui? Alle mie spalle vedete il lago artificiale di Gurzia ed è una cartolina di questo territorio, perché insomma dà l'idea un po' dell'incanto che c'è a Vidracco, che si può trovare qui. Siamo facilmente raggiungibili perché siamo a 10 km dal casello autostradale di Ivrea, 5 km dal comune di Castellammonte. La Val Chiusella per fortuna non è sconosciuta, insomma. E qui potete trovare un misto di tradizioni, di ambiente, di natura molto bella, di attività turistiche, di gastronomia e di ricerca, di innovazione, di aspetti nuovi. Quanti siete qua a Vidracco e come si chiamano gli abitanti? Allora, gli abitanti di Vidracco si chiamano vidracchesi, siamo circa 500, il patrono è San Giorgio, la vita del paese è scandita dalle campane, come sentite anche la sera, e diciamo che è un tipico paese di fondovalle, di una valle, di un territorio che è molto segnato dalla storia di Olivetti, dalla sua tradizione agricola e che sta scoprendo appunto la sua nuova dimensione, il suo nuovo futuro in chiave anche turistica. Ci vediamo questa sera alle 20:30 a Non Vedo L'Ora. E questo era soltanto un piccolo assaggio delle puntate che potrete vedere su GRP Televisione tutte le sere alle ore 20:30 a partire da questa sera. A voi la linea. Per ora è tutto, dopo la sigla TG Sport. Parliamo di calcio, cominciamo dalla Coppa Italia. Alla Juve serve un brivido per svegliarsi, ma poi dilaga e passa ai quarti di Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali della squadra di Allegri, battendo 6-1 la Salernitana. Il Cuemesi la sblocca subito, illudendo la squadra di Pippo Inzaghi. I bianconeri ribaltano tutto con le reti di Miretti, Cambiasso e Rugani, l'autogol di Bron, lo show di Ildiz, autore del pokerissimo, e la bomba nel recupero di Weah. Sono 7 i cambi di Allegri rispetto al campionato, i superstiti della vittoria contro la Roma sono Gatti, Danilo, Rabiot e Locatelli, con quest'ultimo che domenica sarà squalificato. Abbiamo preso un gol inaspettato, poi la reazione della squadra è stata buona, abbiamo fatto bene, ora però dobbiamo accantonare questa gara e da domani dovremo pensare solo alla partita di domenica, sapendo che sarà diversa da questa. Massimiliano Allegri promuove la sua Juve che in rimonta ha battuto appunto 6-1 la Salernitana centrando quindi i quarti di Coppa Italia. Ho avuto buone risposte da tutti, ha detto il tecnico bianconero ai microfoni. Fisicamente siamo cresciuti, abbiamo attaccato molto la linea, attaccavamo molto. Chiesa Ildiz insieme a un centravanti in futuro, lo potremo vedere la risposta di Allegri. Innanzitutto dipende dalla crescita di Ildiz e dalla condizione fisica di Federico, che stasera ha fatto una grande partita. Gli è mancato molto il gol. Sono molto importanti anche i giocatori che entrano dalla panchina, poi se riusciamo a giocare con più giocatori offensivi dipenderà anche dalla crescita di tutti. Quest'anno sono tornato a fare l'allenatore, l'ho sempre fatto perché alla Juve c'è sempre stata una società forte. L'anno scorso ci sono state delle problematiche, ma accanto a me c'era sempre la società nella figura di Cherubini che mi è sempre stato accanto. Questo è il commento del tecnico juventino Massimiliano Allegri in chiusura della partita Juventus Salernitana di ieri sera, dove appunto la Juventus si è qualificata ai quarti di Coppa Italia. Domenica nel campionato il Toro affronterà il Napoli, particolarmente carichi i due attaccanti granata, Sanabria perché ha rinnovato fino al 2026, Zapata perché contro il suo ex Napoli segna spesso. Sentiamo. Una buona notizia per i tifosi di granata. Tony Sanabria ha rinnovato il contratto fino al 2026. Il bomber paraguayano, oltre ad aver segnato tanti gol, gli ha segnati anche pesanti, da ricordare la sua doppietta alla Juventus, ma anche l'anno scorso ha siglato un gol allo stadio nel derby contro i bianconeri. Inoltre i tifosi apprezzano la grande disponibilità fuori dal campo, è sempre il giocatore tra i più disponibili a fermarsi per selfie e autografi, e il suo gioco da seconda punta ma anche a sottopunta giova molto a Duván Zapata, il bomber colombiano del Torino. E Zapata ritrova il suo Napoli, con la cui maglia ha giocato 2 stagioni, non grandi soddisfazioni, 53 partite, 15 gol e poi la cessione in prestito all'Udinese. La curiosità è che il numero 21 granata ha infilato 4 gol e 6 assist alla squadra napoletana, dunque è una delle sue vittime predilette.
Dunque devo fare molta attenzione, Walter Mazzari, Zapata, dunque Rachmani e Juan Jesus avranno un compito difficile contro il bomber colombiano del Torino. Ho parlato intanto questi giorni di Raul Bellanova che dovrà fornire gli assist a Zapata e Sanabria. Ha detto Bellanova ci ha messo un po' per entrare nei meccanismi della squadra, adesso invece sono in fiducia, sto bene fisicamente, cercherò di fare il meglio possibile. Poi sulla possibilità di tornare in nazionale, lui ha già vestito quella dell'Under 21, ha detto la scelta è di Spalletti, ma lo spero perché questo obiettivo è un sogno. E questa era la nostra ultima notizia, ora la linea passa alle previsioni del tempo in collaborazione con 3B Meteo. Buon proseguimento con i nostri programmi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. In serata, in pianura, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni.